Avete finito di scrivere un romanzo? Siete di quelli che dicono evviva, ho finito un romanzo. E poi subito dopo dite, mi metto subito alla ricerca di un editore. È così che mi arrivano nella casella di posta molti manoscritti che mi rendo conto poi leggendo, li avrebbero avuto bisogno forse di una seconda attenzione da parte dell'autore. Però ci sono anche gli autori che, alle prime armi, naturalmente sto parlando di autori che non hanno grande esperienza, che dicono: ma se avessi scritto una schifezza, cioè, e si fanno prendere da mille problemi, e la reazione opposta a quella precedente. Oppure ancora c'è chi si mette a limare, a rivedere, eccetera, il proprio manoscritto e non riesce a smettere. Allora, tutte queste reazioni sono sbagliate, secondo me, perché comunque vi dovete chiedere quale sia il vostro scopo, perché vi siete messi a scrivere. Se dice, l'ho fatto soltanto per me stesso, per liberarmi, per raccontare la mia vita, ma e prendere un po' le distanze, vederla così come mi scrivono anche molti che mandano dei testi autobiografici che io non pubblico. Se scrivete quindi solo per voi stessi, benissimo, ottimo, però mettetelo in un cassetto, tenetelo nel vostro computer il manoscritto, non mandatelo sul tavolo di un editore. Se invece dice, dite che io scrivo anche per essere letto, per comunicare agli altri qualche cosa, per raccontare una storia, per trasmettere un'esperienza, e beh, allora conviene lavorare al meglio su questo manoscritto che vi è costato tanta fatica e poi magari anche farlo leggere agli altri. Quindi, qual è il procedimento corretto, tra virgolette, che io mi sentirei di consigliare a un autore non esperto? Primo, una buona revisione. Rileggete con attenzione e poi comunque mettete la parola fine a un certo punto, perché bisogna prendere le distanze. Dovrete chiedervi se la storia è ben sviluppata, se quello che avete scritto comporta dei passaggi che sono nella vostra testa ma che non arrivano al lettore, cioè a volte i lettori non capiscono dei passaggi all'interno di una storia o tra scene diverse, gli manca qualcosa, qualcosa che era nella mente dell'autore ma che non è arrivato nel testo del romanzo. E poi ragionate sul ritmo e anche sul fatto che gli avvenimenti accadano al momento opportuno. E mi capita a volte di leggere delle storie cioè romanzi che magari hanno 300 pagine, arrivati alla 150esima pagina, la storia non è ancora decollata, non ho ancora nulla a cui aggrapparmi, mi sono magari anche annoiata leggendolo prima. Quindi dovete ragionare forse in questo senso, anche non c'è una regola precisa, non è che in giallo il delitto debba cadere alla prima pagina, però certamente dovete fornire al lettore delle motivazioni per continuare a leggere fin dove voi metterete, non so, la scena madre o qualcosa di comunque molto importante. Chi è un buon lettore ha senz'altro già un'esperienza che può sfruttare nel momento in cui si ritrova ad essere anche scrittore. Io consiglio sempre di leggere molto, di leggere anche cose diverse, cioè se siete appassionati del romanzo rosa, leggete però anche altri generi, poliziesco, avventura, eccetera, perché comunque si impara molto appunto dalla costruzione delle storie che hanno fatto altri autori e non focalizzatevi anche soltanto su poche
pochi autori, cioè cercate di leggere in modo estensivo, benché poi naturalmente dobbiate approfondire il genere che più vi interessa, che sentite più vicino alla vostra personalità e insomma alla vostra idea di scrittura. E poi cosa fare con questo manoscritto? Mandarlo all'editore? Aspettate. All'editore si manda il meglio che siete riusciti a ottenere. E questo ve lo dico proprio spassionatamente perché vedo degli autori che continuano a mandarmi delle cose imperfette. Allora, se questi autori avessero un attimo sottoposto magari a qualcun altro, a un gruppo di amici, a qualcuno, il loro manoscritto, forse mi sarebbero arrivati dei manoscritti migliori. Li avrei pubblicati e da lì sarebbe cominciato anche intanto un rapporto con una casa editrice, insomma, ma anche proprio l'autore comincia a vedere se stesso come uno scrittore che è capace di arrivare agli altri. Invece, mandandomi dei romanzi non ben strutturati o comunque con delle pecche, magari anche sanabili, però io non pubblico le cose che non sono adeguate, insomma, a quello che secondo il mio giudizio dovrebbero essere. Giudizio discutibilissimo, eccetera, ma siccome io sono un editore che pubblica gratuitamente, non a pagamento, pubblico quello che mi piace, quindi è così. Allora, dicevo, una cosa importante è sottoporre al giudizio altrui il proprio manoscritto e al giudizio di chi? Ma io vedo i miei autori, molti dei miei autori, soprattutto quelli che hanno pubblicato con me più volte, che sono in rapporto con la casa editrice da tanti anni, sono molto spesso anche si conoscono di persona. Perché sono venuti al Salone del Libro o comunque sono in rapporto attraverso il nostro gruppo Facebook. Abbiamo un gruppo tra virgolette segreto, cioè un gruppo che è destinato soltanto a chi ha già pubblicato con noi e in questo gruppo naturalmente a volte ci sono anche delle discussioni interessanti. Poi abbiamo anche un gruppo non segreto dove comunque anche autori che non abbiano ancora pubblicato con noi possono intervenire, naturalmente sono i benvenuti. Allora, comunque dicevo, un gruppetto di questi autori miei più, tra virgolette, fedelissimi ha costituito veramente un gruppo di beta reader per cui si leggono. Prima di mandarli a me, si leggono i manoscritti reciprocamente, se li criticano e se ritengono, li migliorano anche sulla base di queste critiche. Le domande che potete fare a un beta reader è: ho veramente finito il romanzo? Funziona tutto bene? Devo rielaborare qualcosa? C'è qualcosa che non è convincente, per esempio un personaggio da approfondire, qualche cosa da aggiungere, eccetera. E cosa devo fare per migliorarlo? Questo potete chiedere. Intanto, l'importante è che troviate qualcuno che sia sincero nei vostri confronti, perché è chiaro che se lo fate leggere alla zia, alla sorella, eccetera, magari non osano nemmeno dirvi le cose che non, secondo loro non vanno. Bisogna che troviate delle persone sincere. E se lo fate tra scrittori, è chiaro che lo si fa nell'intento di aiutarsi reciprocamente a migliorare. Era questo lo spirito della lettura incrociata del Rifugio degli Esordienti, che è stato un grande momento veramente di accesso a internet di gente che voleva scrivere e di incontro reciproco. Purtroppo io che l'ho condotta per tanti anni, ho condotto per tanti anni questo servizio. Non riesco più a trovare il tempo e purtroppo si è un po' arenato, ma era veramente utile, molto utile.
lettori che si leggevano reciprocamente i manoscritti e li commentavano. E questo era, se le persone erano intelligenti, la cosa era veramente utile. Poi naturalmente c'era sempre chi si offendeva, diceva, ma come, io ho scritto il capolavoro del secolo, non lo capite. Ma queste sono delle cose così che fanno anche sorridere. Allora, avete il vostro manoscritto, lasciatelo decantare un pochino, qualche giorno, qualche settimana, a volte è necessario anche di più, ma poi riprendetelo in mano e provate a leggerlo con occhi nuovi. Guardate che non è tempo perso. È meglio aspettare qualche mese prima di mandare a degli editori il vostro manoscritto, ma mandare qualche cosa di valido, di ben rifinito e di convincente. Rileggendo dopo un po' di tempo potrete rendervi conto se ci siano dei dettagli che non siete riusciti a comunicare al lettore, perché voi stessi magari nel frattempo li avrete dimenticati. E quindi ecco che diciamo, questo come mai ho scritto così? Ed ecco, avrete subito trovato qualcosa su cui intervenire. Oppure a volte vi renderete conto che ci sono dei passi noiosi. O dei dialoghi non convincenti, poco efficaci. Soluzione molto interessante è quella di leggere ad alta voce, meglio ancora se avete un ascoltatore, ma anche da soli. E comunque leggendo sentirete voi stessi, vi percepirete il vostro romanzo come qualcosa scritto anche da un altro e vedrete se vi dà piacere oppure. Scoprirete le cose da andare ad aggiustare. Faccio a tutti i miei migliori in bocca al lupo per un'efficace scrittura.